dicevo, faremo il numero zero per vedere di fare un format televisivo, così assistete anche a questo, cioè, ecco Gaio, i format televisivi si provano, lo faccio per voi, buono, veramente buono. Sono Fabrizio Dio l'aiuti, buonasera. Amici di Convivium, un benvenuti a tutti voi, ben trovati a tutti voi e benvenuti a Convivium! Eccoci qua, bentrovati, benvenuti a tutti voi a questo numero zero di Convivium. Siamo a Querceta, nel ristorante Il Pozzo di Bugia, insieme a Marco Pardini e Gaio Giannelli. Benvenuti a tutti voi! Che cosa vi presentiamo in questa puntata? Vi presentiamo, come al solito, gli ingredienti di un piatto, poi Gaio eseguirà il piatto e quindi quelli che sono presenti, fortunati, che sono qui con noi, poi assaggeranno e criticheranno, faranno domande, eccetera, eccetera. Allora, il piatto di questa puntata è? Il risotto allo zafferano. Risotto allo zafferano. Qual è il motivo per cui si contraddistingue il nostro programma? È il fatto che noi gli ingredienti, le materie prime sono fondamentali. Lo zafferano è quel signore là, venga qua, quel signore là che con pazienza qui a Strettoia fa lo zafferano. Facciamo un applauso al signor Raffaello, vieni qua Raffaello. Come ti è venuto in mente di fare lo zafferano a Strettoia? È stata una pazzia da pensionato. Tolta la scrivania davanti, mi sono trovato un orto. E guardando un po' in giro, mi è venuta l'idea di provare a fare lo zafferano. Siamo andati con mia moglie, uso il plurale in questo senso perché sia mia moglie, siamo andati all'Aquila, cioè a Navelli, proprio al Consorzio Nazionale, e abbiamo parlato un po' con la titolare del consorzio. Stavo, dopo averci fatto un sacco di domande sull'esposizione, sul terreno, sull'ubicazione, ha detto: io le ne regalo 10 bulbi, tanto lei lo zafferano non lo farà mai. Quanto ne ha raccolto quest'anno? Quest'anno poco, soltanto 15.000, circa 15.000 fiori. Applauso, perché la tenacia, no? Eccolo là. Carta e penna, poi ve la canteremo noi la ricetta prima o poi, E gli ingredienti per fare questo risotto allo zafferano. Zafferano. Come? Lo zafferano. Come? Lo zafferano. Soffro tanto. Allora, dacci l'ingrediente. Anillo di cattette lo dice al microfono. No. No, ok. Allora, il risotto per prima cosa. Lo zafferano come seconda cosa, un pochino di sale, pochissimo, un po' di brodo vegetale, quindi è acqua, sedano, carota, cipolla e finocchio, proprio per lasciare il sapore dello zafferano inalterato. Questo è lo zafferano di Strettoia, che è una cosa meravigliosa, ha un punto di colore secco al punto giusto, è fantastico. E poi ho, per dare un pochino di burrosità a questa tazzina di riso, un pochino di formaggio di mucca morbido. E lo andremo a completare con una salsina che è una vellutata di zafferano fatta con acqua, farina, burro e sale e zafferano, proprio leggerissima per dare un pochino di burrosità al piatto. Bene. Visto che nel risotto non c'è né burro né formaggio. Bene, dal punto di vista della natura, no? Lo zafferano, che tipo di pianta è e che caratteristiche ha? Il farro è il frumento più antico coltivato dall'uomo. Da oltre 10.000 anni ci regala gusto e naturalità. Consumate il farro. Consumate il farro IGP della Garfagnana. Intanto buonasera, io sono Marco Pardini, immagino che la maggioranza di voi ormai mi conosce, ma per gli altri sono un naturopata, un Heilpraktiker, che è una figura tedesca nel campo della medicina naturale, e lavoro da tantissimi anni in questo mondo,
ma sono anche un antropologo e quindi le mie spiegazioni sulle piante vogliono anche essere una finestra sull'antropologia, sugli usi e i costumi che le persone nel tempo hanno fatto degli elementi che noi cuciniamo ma anche utilizziamo come medicamenti, talvolta sono la stessa cosa. Lo zafferano. Sullo zafferano si può aprire un capitolo lunghissimo, forse una puntata di 15 minuti non basta, ci vorrebbero 15 ore. Lo zafferano è una pianta simile al nostro spontaneo croco, Crocus napolitanus oppure Crocus sativa, che cresce frequentemente nelle zone campane della Bassa Apuana. Per esempio nella zona di Camaiore vicino a Grotta Allonda ce n'è molto e la tradizione lo indica come il cerchio delle fate, quel luogo dove si concentrano questi fiori che uno è vicino all'altro, tanto da realizzare un tappeto bluastro che in primavera fiorisce ed è un simbolo estremamente importante per la guarigione. Lo zafferano invece, che è originario della Persia, ma non soltanto della Persia, è una pianta che non è stato adoperato come medicamento fin dall'inizio e nemmeno come alimento, ma come profumo rituale si mescolava insieme all'incenso o alla mirra per evocare gli dèi in quel mondo, oppure gli angeli o le forze della terra. La parola stessa zafferano è araba e zafar significa portare il valore dell'oro, perché ha lo stesso colore dell'oro e si riferisce al vento che nel deserto in quelle zone sposta le dune colorando di oro, quindi di luce, tutta quanta la geografia cambiandola ogni notte. Per questo motivo zafferano, azafar in arabo, diventa il dio del vento Zefiro, figlio di Eolo, nel mondo greco e quindi è un simbolo mitologico, divino. Lo zafferano è considerato anche certamente un medicamento, per esempio fa passare il mal di testa se adoperato in un certo modo, ma soprattutto è un elemento rituale, è un profumo che serviva per preparare gli ambienti alla preghiera, alla meditazione. I sufi, per esempio, del mondo islamico lo adoperano per entrare in una particolare estasi mentre girano in quei loro movimenti turna per entrare in una attenzione diversa da quella della realtà contemporanea. Quindi è un elemento sacro. Bene, scusate, devo dare un bacino a Marco perché era tanto che non ci si sentiva e lui alza. C'è la febbre a 40, che bacino ti do. Allora, ascolta, vediamo Gaio di preparare questo risotto. Allora, gli ingredienti ci sono, vedete, il programma è una lezione di cucina, è una miniera di informazioni, quelle che vi dà Marco sugli alimenti, è un riscoprire le nostre tradizioni, per esempio lo zafferano del nostro amico di Strettoia. Allora, la padella si scalda, nemmeno l'olio in questo caso. Non metto nemmeno olio o burro, proprio metto solo il riso a tostare un secondo, proprio per lasciarlo più naturale possibile. Lo tostiamo un attimino. Ecco, aspetti che le domande del pubblico sono fondamentali. Vai. Che tipo di riso ha usato? Vialone nano. Perché il vialone nano e non il Roma e non l'arborio? Allora, niente, in cucina si usa soltanto nella cucina professionale o vialone nano o carnaroli. Stop. Non ci sono mezze misure. A volte il vialone nano con il pesce, perché è il chicco più delicato, più signorile, più femmina. Ha una quantità di amido diversa, quindi è indicato per il pesce. Il carnaroli invece con i piatti di terra. A me però in questo caso piace lo zafferano, perché piace il vialone nano, perché con lo zafferano mi... Allora attenzione, perché la situazione è anche carina, perché non c'è il solito soffritto con la cipolla eccetera. Ta, in maniera proprio diretta... Non c'è nemmeno col burro e formaggio, non c'è niente. Allora, in maniera diretta il risotto è buttato nella padella, poi è bagnato con il brodo vegetale. Il brodo vegetale, a parte di questo brodo, che ho messo anche le fogline del finocchio, che dà quel profumo di finocchio, di anice quindi. E adesso cuoce il risotto. A metà cottura, prima do un pizzichino di zafferano, proprio così tanto perché prenda il sapore. Non possiamo stare qui a aspettare che vada, quindi magicamente il risotto, adesso mettiamo l'ultimo zafferano, risotto, è cotto. Il farro è il frumento più antico coltivato dall'uomo, da oltre 10.000 anni ci regala gusto e naturalità. Consumate il farro IGP della Garfagnana. Oh,
e ci siamo, eh? Vedete, magicamente sono passati i 15 minuti, il risotto è giunto a cottura, sta prendendo il colore e la consistenza giusta. Adesso cosa facciamo, Gaio? Lo mettiamo in una tazzina, non un pirottino, come volete chiamarlo. Lo lasciamo un pochino liquido perché lo passiamo nel forno e poi l'amido si finisce di legare con il brodo vegetale. Ecco, perché quello che stiamo facendo è praticamente un antipasto fatto con il risotto. Se invece... No, diciamo che con il risotto non poteva mancare il risotto allo zafferano, quindi l'abbiamo... Con lo zafferano non poteva mancare il risotto, sì, visto che il tema è lo zafferano. E questo lo mettiamo in forno a 160 gradi 10 minuti, che si compatta un pochino. Ecco. E il risultato è questo. Questo è il risultato. Eccolo qua. Adesso... Adesso facciamo così, Non abbiamo messo né burro né formaggio né niente. Andiamo a mettere un pochino di formaggio di mucca, tipo camembert o formaggio comunque morbido, e la nostra vellutata allo zafferano. Ed eccolo qua, finalmente composto il primo piatto del numero zero del programma Convivium, qui dal Pozzo di Bugia di Querceta, con Marco Pardini, il nostro produttore di zafferano, Raffaello e Gaio. È veramente tutto. Alla prossima! Alla prossima! Ciao! Ciao! Dicevo, faremo il numero zero per vedere di fare un format televisivo. Così assistete anche a questo, cioè, ecco Gaio, i format televisivi si provano, lo faccio per voi, buono, veramente buono. Sono Fabrizio Diolaiuti, buonasera. Amici di Convivium, un benvenuti a tutti voi, ben trovati a tutti voi e benvenuti a Convivium!